Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Monica Aceto, dal titolo Uva Spina, Edizioni Bompiani. Il libro è stato finalista del premio Fiesole 2023 nella sezione Narrativa Under 40. La storia è ambientata a Napoli e la protagonista è una famiglia composta da Pasquale Riccio, il figlio del noto notaio, ma Pasquale non ha né l'intelligenza né le competenze del suo predecessore. È sposato con Graziella, detta la spaiata o Achia Gnuzzera, una donna appartenente a un ceto sociale di gran lunga inferiore rispetto a quello del marito. Infatti, fin dalla giovane età faceva parte del gruppo delle prefiche, ossia di quelle donne chiamate a piangere il morto durante i funerali. La coppia ha due figli, Minuccia e Carmine, chiamato da tutti Uva Spina a causa di una boia che ha sotto l'occhio. Il rapporto tra i due fratelli è sin da subito complesso. In un alternarsi di amore ed odio, i due fratelli affrontano quelle che sono le esperienze della propria vita. In particolare Minuccia soffre della presenza ingombrante di questo fratello, considerato più bello, più garbato, più elegante, più somigliante al ramo paterno. Per questo motivo Minuccia mortifica e umilia molto spesso Uva Spina. Uva Spina è un femminiello e quindi anche per questo è già esposto alle critiche da parte della collettività. La trama, come si può evincere da quanto sto riportando, è molto articolata. Tanti sono i protagonisti, tante sono le vicende che si susseguono nelle pagine, ma il lettore è subito risucchiato all'interno di questa storia, in cui tutti i protagonisti evidenziano quello che è il desiderio di essere amati e quindi di creare uno spazio nel quale poter essere amati, appunto, e amare. Tutto ciò è sicuramente reso ancora più pregnante dall'uso che l'autrice fa del vernacolo, che diventa quindi un ulteriore elemento che attribuisce, conferisce densità alla narrazione, densità ai personaggi delineati benissimo e densità a una città, quella di Napoli, che è lo sfondo della vicenda, delle vicende che sono raccontate. Per questo motivo e per tanti altri, consiglio la lettura di Uva Spina, scritto da Monica Aceto, Edizioni Bompiani. Alla prossima!